La mia esperienza allo IUS è per me un dono straordinario che mi è stato fatto e mi è fatto un dono straordinario di poter mettere la mia vita e l'esperienza raccolta lungo gli anni a servizio di questo straordinario progetto. E quindi è un'esperienza intensa, appassionante, di cui ringrazio ciascuno dei protagonisti di questa esperienza. Ogni giorno è una scoperta nuova, è una novità. Le aspettative vengono distrutte ogni giorno e c'è quasi un dono più grande di una qualsiasi aspettativa. C'è una sorpresa ogni giorno, una meraviglia, uno stupore nella lezione, nel rapporto con i compagni, nel rapporto con i professori, non solo nel rapporto con il sapere che si studia. Vita e pensiero. Culture e discipline diverse si incontrano all'Istituto Universitario Sofia, centro di formazione e ricerca accademica, ma anche scuola di vita. Non un'università costituita da facoltà affini, ma un vero e proprio laboratorio accademico di formazione, un'esperienza di frontiera a servizio della crescita, umana e culturale. Il rapporto che si vive tra docenti e studenti è qualcosa di molto particolare, di molto speciale, perché ha la semplicità del rapporto evangelico, perché alla fine tutti, docenti e studenti, riconoscono che il maestro è uno e tutti abbiamo da imparare da lui e abbiamo da imparare gli uni dagli altri. Quindi è una fraternità, perché uno solo è il maestro, ma una fraternità articolata in cui ciascuno si sente motivato intrinsecamente a esercitare il suo ruolo specifico, sapendo che l'altro lo riconosce per ciò che è e vuole farlo crescere nella sua identità. Sofia mi ha fatto capire che cosa è il vero dialogo, il vivere con persone di diverse culture, ma anche poter essere nell'aula con persone che sono di diverse professioni. Mi ha fatto capire che cosa è la diversità. E certo, questa diversità ha bisogno di un cuore aperto, ma di una mente aperta anche. Allora, questo insieme, mi ha fatto crescere e penso che questo lo porterò con me per imparare a dialogare con le persone diverse. Sofia è eretta dalla Santa Sede e i titoli conferiti sono riconosciuti dagli accordi internazionali tramite il sistema europeo per l'accumulazione e il trasferimento dei crediti. Qui si lavora anche con altri centri accademici per individuare nuovi percorsi e orizzonti di ricerca. Si collabora con realtà culturali e sociali che operano per il dialogo, la solidarietà, la difesa e lo sviluppo dei diritti, la comunione nella libertà. Perché l'Istituto Universitario Sofia è espressione del movimento dei focolari ed è stato promosso dalla fondatrice Chiara Lubich. La scuola che sta per iniziare ha un compito: insegnarvi la sapienza. Ma cos'è la sapienza? Ecco un bellissimo brano che lo spiega tanto bene, secondo me, e che noi di tempo in tempo rileggiamo. Delinea in poche parole anche il compito della scuola. Comincia così. Per il dono della sapienza, l'anima è messa a contatto delle realtà eterne. Essa scruta la profondità di Dio e ne scorge la fulgida bellezza. Ma scoperto e quasi assaporato Dio, con quella luce negli occhi, può ora guardare il mondo e vederci bene, tutto giudicando secondo ragioni divine, quasi proiettando, ecco il compito della scuola, su tutto la luce dell'infinito sguardo di Dio. Gli obiettivi di questo percorso di studi sono ambiziosi: preparare i giovani ad affrontare la complessità del mondo, offrire un approccio integrato in una visione ampia del sapere, favorire l'apertura al dialogo, promuovere la crescita della persona. Ma che cos'è Sofia per chi la frequenta? Rompere gli schemi, essere coraggiosi e andare controcorrente.
Sofia per me è una chance per il mondo. Vita concreta, che vuol dire scambio, che vuol dire anche fatica, e credo che potrei usarne solo un'altra, grande gioia, ecco, intellettuale e anche proprio concreta di vita. Ma soprattutto forme delle persone intere, persone che sanno guardare all'altro con occhi che fanno venire fuori dell'altro meglio che c'è in lui. Questo è l'allenamento che fanno giorno dopo giorno fra di loro, perché hanno scoperto che ognuno ha dei limiti, anche loro stessi scoprono i propri limiti e quelli degli altri, ma che questo non è una cosa che deve bloccare, anzi questo motiva di essere doni una per l'altra e aiutare l'altro a tirare fuori quello che può donare. E questo penso che per il mondo del lavoro, oltre alle competenze specifiche, che ognuno sente questa parte anche fortemente, che devono prepararsi, quindi si incitano a vicenda di trovare quei momenti anche di studio, però diciamo quella non basta, e come abbiamo detto è una scuola di studio e vita, e questa vita che li forma per essere leader anche nel futuro. Sicuramente un'esperienza nuova. Io insegno da 20 anni, si possono considerare tanti oppure pochi. Quello che io mai ho trovato nell'esperienza di insegnamento è la risposta, per cui non sono riuscito mai a fare la lezione che intendevo fare, perché la risposta è stata così attiva e così profonda e così vitale che, pur potendomi definire competente in alcune cose, sono uscito dalla lezione con una prospettiva diversa sull'autore sul quale io avrei dovuto insegnare, e questo non mi era mai successo. Sofia ha un'offerta formativa innovativa, unica al mondo direi, cioè chi oggi cerca una visione delle cose, una lettura del mondo unitaria che vada oltre le varie discipline, a Sofia trova un luogo ideale, perché si salva lo specifico, l'approfondimento disciplinare, ma al tempo stesso si offre una visione interdisciplinare, quindi si guarda il mondo, si guarda la persona, non si guarda semplicemente l'homo economicus, ma si guarda tutto l'uomo, tutta la persona da ogni prospettiva. In particolare poi offre due grandi piste, una pista filosofico-teologico e una pista politico-economico. Si può studiare, ed è il mio settore, l'economia di comunione, l'economia civile. Io credo, senza temere di dire qualcosa di eccessivo, che oggi il posto al mondo migliore per studiare economia di comunione, economia civile, è Sofia, perché abbiamo i migliori docenti esperti nel settore e abbiamo una rete di docenti, di studiosi, di ricerca internazionale che fa capo a Sofia, di cui Sofia è un hub, è un nodo di questa rete. Parte integrante del percorso è la partecipazione a esperienze dal vivo in progetti in ambito economico, sociale, culturale, l'acquisizione di un respiro universale in dialogo con le diverse visioni del mondo. Sono previsti incontri seminariali con qualificati docenti esterni. Ci sono poi le cattedre di Sofia, che offrono, attraverso una conferenza pubblica, non solo un momento di studio per gli studenti, ma anche un'occasione di incontro con il territorio che le ospita e la possibilità di incontrare, ascoltare e dialogare con testimoni del mondo della cultura, della fede, della scienza e dell'arte. Stavamo studiando il concetto di limite di una persona, nel senso che se io oltrepasso il limite dell'altro posso fargli del male. E il mio limite come persona è un punto di partenza per poter crescere. Dopo aver studiato questo argomento la mattina, ne stavo parlando nel pomeriggio con un amico studente. Lui aveva un'idea piuttosto fissa e cercava di inculcarmela, di farmela entrare in testa. Io facevo altrettanto nei suoi confronti, volevo che la pensasse come me. Poi a un certo punto ci siamo ricordati della lezione della mattina sui limiti, perciò dovevamo perdere la nostra idea. Così abbiamo iniziato a parlare e alla fine siamo riusciti a instaurare un buon dialogo tra di noi. È stata una scuola di vita. Quello che mi porto via è di non avere paura degli ostacoli e delle difficoltà, ma di andare oltre e di continuare anche quando tutto sembra impossibile, perché qui ho visto che se abbiamo un po' di coraggio riusciamo a fare grandi cose. Questa esperienza può donare
un valore aggiunto anche nel lavoro. Non si tratta semplicemente di vivere in un certo modo, di rapportarsi con gli altri in una data maniera. No, io penso che mettere al centro la persona davvero costituisce un di più anche nel lavoro, aiuta a lavorare meglio e anche a valorizzare quello che ognuno può dare e quello che ognuno è. Sono laureato in ingegneria all'Università di Bologna e la vera novità e la forza che ho trovato qui a Sofia è stata la possibilità di personalizzare, d'accordo con i docenti, la proposta formativa. Questa, provenendo dall'università più antica, è sicuramente stata una novità che nessun'altra proposta accademica mi avrebbe offerto e un tesoro che sicuramente mi porterò per la vita. Mi sono accorta che nello studio scientifico mi mancano i fondamenti più profondi e qui a Sofia imparo come guardare all'uomo nella sua integrità, nella sua profondità. Sofia è un'esperienza di studio e di vita capace di condurre ad una solida competenza culturale di carattere umanistico e antropologico e all'acquisizione di specifiche competenze a livello interdisciplinare, interculturale, relazionale. Gli studenti potranno poi scegliere se tornare alle proprie discipline di origine, avendo acquisito lo spettro di una cultura dell'unità che offre un'ispirazione robusta e luminosa di sapienza, oppure se dedicarsi a nuovi percorsi professionali che il nostro tempo richiede, come il dialogo interculturale al servizio di una visione umanistica capace di innervare le discipline tecniche e scientifiche. Al termine viene rilasciata una laurea magistrale in Fondamenti e prospettive di una cultura dell'unità, negli indirizzi politico-economico e teologico-filosofico e il corrispondente dottorato. Possono partecipare non più di 50 iscritti all'anno, giovani che conoscano la lingua italiana e siano in possesso di diploma universitario di primo ciclo, equivalente ad almeno 180 crediti formativi. È anche possibile frequentare l'istituto per un semestre o per un anno con programmi personalizzati in accordo con le università di provenienza, e sono allo studio programmi di gemellaggio con altri atenei in varie parti del mondo. Mi sembra un'occasione bellissima per sottolineare quanto è prezioso essere e lavorare insieme. Questa parola insieme mi sembra il segno profetico di questa Sofia, che allarga perciò gli spazi della sua casa, perché insieme è Sofia in Macedonia, Sofia in India, Sofia in Irlanda, Sofia da tutte le parti dove l'idea, dove la Sofia, cioè la sapienza, mette le sue colonne, come dicevano ieri, no? Quindi sono questi spazi aperti legati da queste colonne che sono là dove queste università si fanno portatrici della Sofia, della sapienza. Attingendo alla linfa spirituale del Vangelo, occorre immaginare e sperimentare una nuova cultura in tutti i campi della vita sociale, dalla famiglia alla politica all'economia, cioè la cultura delle relazioni. Principio della sapienza è il sincero desiderio di istruzione. La cura dell'istruzione è amore. Non è un caso che all'Oppiano abbia sede da qualche anno l'Istituto Universitario Sofia eretto dalla Santa Sede. C'è un urgente bisogno, infatti, di giovani, di uomini e donne che, oltre ad essere opportunamente preparati nelle varie discipline, siano al tempo stesso impregnati della sapienza che sgorga dall'amore di Dio.